Eccoci di nuovo con una puntata di A tu per tu. Oh, ci avviciniamo, insomma, alle feste natalizie, siamo tutti più buoni. Siamo Ma dentro le neanche per feste, idea. ma neanche per idea. Detto questo, bentornato al nostro Daniele Farzetti, che rappresenta, Italia ricordiamoci, in comune. l'Italia in Comune, ex consigliere comunale. Insomma, si è occupato a vario titolo, io credo prima di tutto come cittadino, no? Assolutamente. Ecco, delle vicende di questa città. Tanti sono stati gli argomenti, io ricordo nell'altra puntata, uno su tutti, insomma, questa benedetta caserma della Polizia Municipale, che adesso, insomma, c'è comunque, no, un iter Sì, è anche. ferma in questo momento È per una tutto fermo. controversia legale tra chi non si è aggiudicato l'appalto. Quindi vediamo che sviluppi ci saranno. Che sviluppi ci saranno? Una mossa della minoranza, tra l'altro, se non sbaglio, cioè quantomeno, insomma. No, diciamo, è pendente anche l'esposto alla Corte dei Conti, che la minoranza, un po' immodestamente dico, anche per merito mio, avendo Suggerimento. sollevato il caso pubblicamente, insomma, anche lì è un altro fronte che aspetta una verifica, quindi anche da quello potrebbero giungere delle novità, insomma. Allora, Davide, noi ospitiamo spesso, insomma, nei nostri talk, ecco, personaggi che hanno appunto a che fare con la politica. In questo momento Daniele non ha un ruolo, no, non è un eletto, però No, è un. sinceramente, sì, un ruolo ovviamente politico del movimento che ho appena ricordato, ma non c'è una carica da eletto. Però sinceramente, per come lui, no, si Ma lui si documenta. auspica che ci sia presto. Cosa ti auspica? Sicuramente nel 2020 ci saranno le elezioni. Faccio parte di una forza politica che ha l'ambizione, insomma, di concorrere a queste elezioni, quindi vediamo quello che accade, insomma. Ecco, allora io direi, sì, intanto se ci chiarisce questo aspetto, quindi che significa? Questa forza politica andrà per conto suo, sta collaborando, con altre forze, oppure avrete un percorso autonomo? Questo è uscito anche nei giornali nei giorni scorsi, penso che l'invito di oggi sia anche nasca e Seguito. scaturisca un po' a seguito di questo, però rispetto a quello che è uscito nei giornali, il piccolo appunto che noi vorremmo fare al titolista del giornale che ha riportato la notizia è che noi non facciamo perdere pezzi al centro-sinistra, nel senso che in quel percorso noi non ci siamo mai stati, nel senso che la nostra nasce come un'iniziativa politica espressamente civica, quindi l'idea già dal settembre dell'anno scorso di costituire una lista civica che si proponesse di offrire un'alternativa politica per le elezioni amministrative del rinnovo appunto del Comune di Arezzo nel 2020. Nel nostro percorso poi abbiamo alcuni di noi, perché poi neanche tutti lo hanno fatto, hanno aderito anche a Italia in Comune, che è un partito nazionale che ha come appunto segretario Federico Pizzarotti, e comunque nel corso del 2019, di quest'anno, abbiamo avuto dei contatti con le forze politiche, soprattutto dell'area del centro-sinistra, in cui abbiamo sempre rivendicato la nostra posizione autonoma e la volontà di creare appunto un'alternativa tra la Quindi, pessima insomma, tanto destra che ci comunque le governa. elezioni oramai sono domani, quindi voi, la vostra Noi la forza è nostra. già pronta per una lista. Noi, l'ho detto poco fa, noi è dal settembre del 2018 che stiamo costruendo un programma, che stiamo contattando le forze della società civile, stiamo contattando le associazioni, stiamo parlando con i singoli cittadini, stiamo cercando di costruire un percorso valoriale, un percorso che non sia legato a chi sarà il candidato sindaco o chi assumerà quella poltrona. Noi cercheremo di portare un contributo soprattutto sulle idee, sui valori, sulle proposte. Ecco, ma una corsa solitaria sicuro o potreste anche appoggiare? Allora, una forza politica ha bisogno del consenso, quindi la corsa solitaria, noi ci auspichiamo anzi di avere frotte di persone che ci vogliano seguire a vario titolo. La cosa per noi principale ovviamente è il sostegno al momento del voto e quello è un elemento che riteniamo indispensabile. È chiaro che la domanda giornalisticamente, vi volete apparentare con qualche forza politica conosciuta nel panorama? Questo è il Anche tema, perché anche il poi ripeto. centro-sinistra sta pensando a una lista civica, magari appoggiata dal PD, appoggiata da.
Sì, sì, sì. Quindi noi il nostro percorso è un percorso quindi, insomma, che è sbagliato ora... definire solitario, nel senso è un percorso preciso, identitario, ma noi cercheremo di coinvolgere all'interno appunto di questo percorso tutti quei soggetti civici, tutti, anche i singoli cittadini che vogliono portare il loro contributo di idee. Il nostro alleato è la società civile, direi, sono i cittadini. Direi magari se lei ci potesse a questo punto anche far capire cosa sta succedendo nel mondo della sinistra. Questa è una domanda che andrebbe fatta alla sinistra, però, perché noi, ripeto, abbiamo rivendicando questo percorso. Dove vi collocate? Non si riconosce con quel termine. La nostra carta valoriale, perché in questo tipo di ambito ci siamo anche dati una carta valoriale. In quel famoso articolo del giornale sembrava che ci fosse stata una riunione a Sant'Agostino dove anche voi avete partecipato e dopo da lì avete deciso di non parteciparvi più. Avete partecipato o no? Allora, ripeto, noi abbiamo nel corso di tutto quest'anno, abbiamo sempre dialogato con le forze politiche, perché evidentemente... Ma anche con la Lega? Con le forze politiche principalmente dello schieramento del centro-sinistra, per noi evidentemente giudichiamo il nostro primo avversario, è sicuramente questa, l'ho detto prima, lo voglio ripetere, lo voglio ribadire, la pessima destra che governa Arezzo, quindi questo va subito, questo equivoco va subito eventualmente scansato. Perché abbiamo qui già con la storia delle liste civiche, il trasversalismo, molti si riesce a capire. In questo senso qui la nostra carta valoriale direi che è incompatibile con tutto quello che la destra retina sta esprimendo. Quindi voi eravate a questa riunione a Sant'Agostino. Scusa, fammi se posso finire questo ragionamento. Aspetta, se posso finire questo ragionamento, nel corso dell'anno abbiamo più volte spiegato che la nostra sarà una presenza molto identitaria. Di queste riunioni ce ne sono state, ripeto, durante il corso dell'anno anche altre, non solo questa è l'ultima, ma ce ne sono state anche altre, a cui noi sinceramente non abbiamo partecipato. Nell'ultima abbiamo anche rivendicato e di nuovo spiegato questa nostra posizione, ma per cortesia anche di chi ci aveva invitato abbiamo deciso di presenziare solo per spiegare meglio la nostra posizione. Era solo una presenza di cortesia principalmente, in quel corso di quest'anno abbiamo sempre spiegato che eravamo auditori. Hanno dato un felice no, insomma, Allora, vediamo se riusciamo un attimino. Il centro-sinistra noi l'abbiamo chiesto ai nostri ospiti, oramai sono mesi che avevamo anche proprio detto il nostro talk potrebbe essere propedeutico proprio all'inizio della campagna elettorale, perché chiunque si immagina che in una città come Arezzo la campagna, visto che si potrebbe votare a maggio, ma in teoria si potrebbe votare anche un po' prima, quindi logicamente... Ancora non si sa quel che si fa a Capodanno, qualche anno fa era già iniziata abbondantemente la campagna elettorale. Sì. Allora, il centro-sinistra non mi sembra, io non lo so, parlo da giornalista, da estraneo, non mi sembra che abbia un'organizzazione sul territorio, soprattutto non mi sembra che stia coinvolgendo i cittadini, le frazioni, il mondo dell'associazionismo, non mi sembra che ci sia nessun tipo di movimento, non c'è né il candidato né il substrato, o sbaglio? La propaganda, dai, diciamola un po' così. Quello che sicuramente si può notare è che questi 5 anni di deserto amministrativo rispetto al Comune di Arezzo, l'opposizione che il PD è stato chiamato a fare in questi 5 anni, sicuramente non ha dato l'idea di un segnale forte di discontinuità, no? Sia su certe nomine che sono state anche comunque addirittura in continuità tra destra e sinistra, in questo strano consociativismo in salsa aretina. Sinceramente il centro-sinistra sta ripercorrendo un sentiero già solcato, gli schemi sembrano sempre gli stessi, la necessità principale è individuare un candidato, individuare le varie pedine dove collocare, anzi le varie poltrone dove collocare le varie pedine. Noi quello che abbiamo sempre rivendicato quando ci siamo confrontati su questi argomenti è proprio, noi siamo disponibili al colloquio, al confronto, al dialogo, ma sulla base di un netto cambiamento di tendenza, di un'inversione addirittura, persone nuove, facce non già
compromesse è un termine troppo forte, però sicuramente già utilizzate nel passato. Quando avete contatti col centro-sinistra, con chi li avete? Perché io con i referenti, per quello che riguarda il Partito Democratico, sicuramente con il segretario comunale Caneschi, piuttosto che il segretario provinciale Ruscelli, eccetera. Avete contatti a questi livelli, ok. Certo, ecco, ma cos'è che... a un certo punto, secondo me, si rompe un meccanismo, cioè tutto bello, lei viene anche dal Movimento 5 Stelle, è stato eletto anche con il Movimento 5 Stelle, e più o meno, no, ora i principi fondanti magari saranno diversi, però la spinta era la stessa, no? Partire comunque addirittura l'antipolitica, insomma, si usavano termini di questo tipo. C'è stato un picco e ora c'è assolutamente una discesa, anzi proprio dice che le stelle diventeranno 4 invece che 5, anche questa è una battuta, ma cos'è che si rompe poi in questo meccanismo, non dico dell'antipolitica, ma del civismo, va tutto bene, magari la gente poi anche vi segue, no? Perché poi effettivamente il risultato elettorale c'è, e poi però qualcosa si rompe in questo meccanismo. Rispondiamo dopo la pubblicità, va bene? Vai. Allora, non era chiara la domanda, cioè cos'è che... No, secondo me la domanda è chiara, c'è un pregiudizio che qualcosa si debba rompere per forza. No, parlavo dell'esempio del Movimento 5 Stelle. Movimento 5 Stelle, esatto, è una... Tu non sei d'accordo che siamo in una discesa, una caduta libera? No, allora, spesso la rappresentazione che fanno i media e i sondaggi utilizzati per dare un quadro alla situazione... è successo nel passato, anche recentissimo, che sono stati poi smentiti questi dati. È evidente il calo di consensi che il Movimento 5 Stelle sta in questo momento avendo nel Paese, come è evidente la crescita della Lega, insomma, questi sono fenomeni che sono abbastanza di fronte agli occhi di tutti. I sondaggi stamani è scesa sotto il 30. Comunque questo però, non significa... Ha ragione anche Daniele Farzetti quando dice che effettivamente i sondaggi, a parte che quando si dicono andrebbe detto qual è la fonte, quello che voglio... Ha delle regole, però effettivamente poi è vero. Comunque, che si rischia di essere... Comunque posso dire, il Movimento 5 Stelle nelle amministrative non è mai riuscito, escluso alcuni casi eclatanti, ma non è riuscito a esprimere nulla, quindi starei sempre parecchio attento. Comunque, siete una coppia che veramente lascia poco spazio all'interlocuzione. Hai ragione, devi... una coppia, per Natale non siete non siamo più buoni. Però ecco, voglio dire, l'idea che solo i partiti organizzati, strutture più grandi, possano avere una continuità nel lungo termine, è comunque sbagliata, perché il Partito Democratico è un partito che esiste dal 2008, credo. Il partito più vecchio presente in Parlamento è la Lega. Quindi che è surreale, no? Del 1980 qualcosa, 88, fine anni 80, insomma, si è formato. Per cui è chiaro che soprattutto per la nostra società, per la dinamica di velocità che la nostra società sta assumendo, il cambiamento è qualcosa che diventa quasi necessario. Quello che per dire personalmente, io posso rispondere ovviamente personalmente, quello che rimane un punto fisso sono i valori. Io non mi sono spostato dai miei valori personali, che sono la democrazia, la partecipazione delle persone, la democrazia diretta, quindi il fatto che direttamente chi viene amministrato possa avere un'interlocuzione, uno scambio con chi lo amministra, piuttosto che la necessità di sempre tendere a dare una mano a chi è più debole, piuttosto che più forte. Questi sono, secondo me, valori universali. Poi gli strumenti che vengono adottati per raggiungere i propri scopi politici, civili, sono in mutazione, come in mutazione le varie forze politiche compongono il nostro territorio. Noi non è che non facciamo interloquire, è che il tempo è poco. Allora, fate trasmissioni più lunghe. No, faremo anche trasmissioni più lunghe, però dopo la gente si stanca. Allora, vogliamo dire, ma lei era consigliere 5 anni fa, ok? 5 anni dopo, Arezzo è stata amministrata bene, male, è migliorata. Come vede Arezzo dopo 5 anni? Dica questa amministrazione cosa... Cosa non ha fatto? Ci faccia una bella analisi approfondita. Lascerei questa domanda agli stessi nostri interlocutori a casa. No, secondo loro,
poi darò la mia interpretazione. Secondo loro Arezzo è una città più sicura dopo 5 anni, Arezzo è una città più ricca dopo 5 anni, Arezzo è una città culturalmente più vivace dopo 5 anni, Arezzo ha un tessuto economico più sviluppato dopo 5 anni, la salute è meglio tutelata e difesa dopo 5 anni. Le mie risposte personali sono assolutamente no, addirittura con una censura specifica, perché chi adesso, il sindaco Ghinelli, siede sullo scranno di sindaco, ha basato tutta la sua campagna elettorale e poi la sua vittoria 5 anni fa sulla volontà di ergersi un po' da sceriffo piuttosto che da controllore dei fenomeni di degrado, di spaccio, eccetera, eccetera. Al Pionta credo che ancora la situazione sia quella più o meno di 5 anni fa. Il campo di Marte, cioè, io sono, ci sono stati, ma la situazione è un cito un esponente della maggioranza in un suo post Facebook di stamattina. Mary Cornacchini è andata a fare un sopralluogo al Pionta e anche stamattina ha fatto la sua strage di siringhe presenti in quel piano. Il consumo quindi, purtroppo ancora. Allora, il problema è che quello che io censuro in questi 5 anni c'è stato un crollo. Ma queste classifiche vanno sempre prese un pochino con le pinze, non mi base. È chiaro che se tutti gli indicatori danno quel tipo di risposta, cioè una discesa di questo territorio, è evidente che qualcosa c'è di negativo. Quello che mi maggiormente appunto censuro di questa amministrazione è che tutta la sua impostazione non è legata a individuare un problema e risolverlo con degli strumenti adatti, ma è basata sulla repressione di un qualche forma di fenomeno, senza mai coglierne i motivi, le radici, per cui questa cosa si ripropone all'infinito. Una delle cose che più mi colpì, per esempio, è che il primo atto, una volta insediato il sindaco, fu rispetto ai diritti civili, l'uscita del Comune di Arezzo dalla rete REDI, che era una rete dei comuni italiani che si occupano di, porre attenzione sul rispetto appunto dei diritti civili. E quindi ovviamente questo non rende Arezzo una città più inclusiva e più uguale. Un'altra delle cose che sempre mi hanno colpito in negativo è il fatto che ovviamente si indica e si mette il dito sullo spaccio, sul degrado, eccetera, eccetera. Qui c'è da fare una piccola premessa, no? Il comune, l'amministrazione comunale ha un potere di impedire che avvenga l'immigrazione. Il comune non ha questo tipo di potere, è la prefettura che stabilisce in base ai flussi migratori come, quando e perché insediare persone che hanno diritto all'accoglienza, eccetera, eccetera. Il comune però che tipo di possibilità ha? La possibilità di mettere in campo degli strumenti, per esempio, che possano favorire queste persone nella conoscenza dell'italiano, nella conoscenza delle nostre usi e tradizioni, usi e costumi, piuttosto che fargli fare piccoli lavoretti, eccetera. Un altro dei primi atti di questa amministrazione è stata quella di uscire come capofila dal sistema SPRAR e rimanere solo all'interno dei CAS. I CAS sono i famosi 35 euro in cui si danno a queste persone la possibilità di fondamentalmente sopravvivere e poi bighellonare nelle strade, eccetera, eccetera. Lo SPRAR invece è un sistema in cui si insegna l'italiano, si mette in mano, si dà la possibilità di imparare un lavoro, di formarsi, comunque di entrare nella nostra società a un titolo ben diverso di quello della stante su una panchina e aspettando un futuro che forse ci sarà e forse non ci sarà. Quindi in pratica il comune contribuisce a creare il problema. E poi l'unica soluzione che penso di dare Farsetti, è quella di dare 3 anni di fa questa amministrazione fece una nelle logge del Vasari, il teatro lì vasariano, fece una mega presentazione di tutti i lavori pubblici che venivano fatti e ci fu questo evento. E voi fate le trasmissioni corte perché io poi ci avrei... Sono stati fatti questi lavori? Vorrei, un altro degli elementi che prima volevo retoricamente chiedere a quelli che ci stanno ascoltando in questo momento, c'è qualcuno che si ricorda un'opera pubblica realizzata da questa amministrazione, se non il tagliare le ultime che erano in cantiere da parte della precedente amministrazione? La risposta è no. Anche questo è un altro tema su cui sicuramente l'amministrazione Ghinelli si è contraddistinta per un unico tema, che è quello ovviamente di riportare
il panino nel centro storico. Quindi noi abbiamo una città che è una sagra perenne, abbiamo una manifestazione che è la città del Natale che sta avendo un grandissimo successo. Io sono il primo entusiasta, il primo contento che Arezzo finalmente sia una città del turismo di massa, perché a differenza di altre persone ritengo che abbiamo bisogno anche del turismo di massa, abbiamo bisogno del turismo di qualità e abbiamo bisogno del turismo di massa, ma probabilmente se non abbiamo prima un turismo di massa è più difficile avere poi una selezione per arrivare a un turismo di qualità, quindi quello è. Ma tolto quel tipo di attività specifica, Arezzo è una città ferma. Uno degli Lei condivide quello che ha detto Rossi di fare Arezzo la città del Rocchio? Allora, prova. Allora, non l'ha detto. Allora, chiediamo a chi non è aretino, sarebbero le salsicce, perché poi. Vabbè. No, e capisci che magari qualcuno ti ascolta. Io lo condivido, addirittura lo supero, nel senso l'ho già detto prima. Lui disse noi che siamo di fatto già la città del Rocchio, seguendo questa. Siamo di fatto già, perché le attività che vengono svolte. Di sono principalmente in tutta no, io non sono questa no. La provocazione non la voglio seguire. Una delle un'altra delle cose che mi dispiace profondamente di questa amministrazione è che è un'amministrazione che tende a dividere gli aretini, cioè una delle cose su cui principalmente la nostra forza politica punta è l'idea di comunità, cioè noi dobbiamo essere una comunità, siamo una comunità quando siamo solidali tra noi, quando facciamo, e quindi in ambito sociale ci diamo una mano, siamo coesi, siamo una comunità in ambito economico, quando riusciamo a far sinergia e far crescere la nostra economia in maniera omogenea, che è un altro aspetto che questa giunta sta dimenticando, puntando solo su alcuni settori, è importante quindi l'essere una comunità, viceversa l'amministrazione Ghidinelli tende sempre a dividere, soprattutto tende sempre a fare queste lotte tra poveri, la casa solo a quelli, non chi ha più bisogno o a chi ha bisogno, ma a quelli che hanno certe caratteristiche. Prima gli aretini, ma bisogna vedere se gli aretini, questo è importante. La gli aretini, condivide questo la, principio? Non condivido il principio del fatto che ci sono tantissime persone che sono aretini acquisiti e hanno diritto come tutti gli altri. Ci sono tantissime persone che allora, hanno superiamo. Che hanno bisogno. Scusa, no, il mio principio è che chi ha bisogno viene avanti. Poi l'etnia, la nazionalità, è un elemento secondario, marginale. È importante per valorizzare chi ha bisogno. Non vanno fatte discriminazioni in nessun genere, né tra gli aretini, tra chi non è aretino. Ci sono tanti che sono aretini acquisiti e questo non viene percepito, per esempio, e non si fa niente per mettere in evidenza questo fatto. Quindi la divisione, uno degli elementi che più mi feriscono, per esempio, è la divisione culturale, no? Quando c'è stata la polemica quest'estate rispetto alla realizzazione del Raro Festival, quindi di un altro evento clamorosamente fallito, il sindaco addirittura ha detto chi manifestava la sua insoddisfazione rispetto a fare solo eventi di altissima cultura e non predisporre anche un cartellone di eventi più popolari, dicendo che per esempio i concerti non sono cultura. Quindi tutta una serie di meccanismi con cui si tende a mettere in contrapposizione gli uni contro gli altri. Arezzo è una città che ha una storia di oltre 30 secoli e secondo me dobbiamo sentircela sulle spalle, il fatto noi spesso siamo abituati a denigrarci, a pensare che siamo peggio di quello che siamo in realtà. Siamo una città che ha una storia di 3.000 anni e una cultura che si è sedimentata in 3.000 anni non può alla fine essere sintetizzata dai carri armati all'angolo di Via Piave. Questa è una cosa che per me, che poi sono nato a Saione... Non gli sono piaciute queste... Allora, pensare che una città come Arezzo, che ripeto, ha una cultura, una sedimentazione di capacità anche di accoglienza, anche di fare, anche di poter risolvere i problemi, rimboccandosi le maniche, venendo da una cultura anche agricola, quindi del buon senso, del cuore gettato oltre l'ostacolo, si possa ridurre a pensare che per risolvere un fenomeno come lo spaccio o il degrado in un quartiere centrale come quello di Saione si possa pensare a mettere i carri armati. Lei avverte questa idea? Questa sensazione che Arezzo sta uscendo un po' da tutti i circuiti
nazionali e internazionali, un po' la marginalità di questa città, no? Quindi l'aver perso realtà industriali di un certo livello, aver perso la banca, aver perso anche da un punto di vista logistico, non so, anche in questi giorni siamo venuti a sapere che sono stati soppressi delle frecce che collegavano direttamente Arezzo Milano, Arezzo Roma, sì. Quindi insomma lei avverte questo oppure... Io avverto sicuramente questo, lo avverte, un decadimento generale. Lo avverte sicuramente il sistema economico, perché ovviamente in questo momento non è un momento particolarmente felice per il nostro ambiente economico. Arezzo sarebbe una piattaforma anche logistica meravigliosa, perché è una realtà economica che si trova nel centro città, è collegata comunque con l'autostrada in maniera... E però non riusciamo, è forse quello che dicevo prima, no? Con la nostra comunità non riesce a esprimere delle tendenze. Magari abbiamo delle grandissime doti, ma non le riusciamo a esprimere. Sicuramente questa amministrazione non si è dedicata a mettere intorno a un tavolo tante realtà e cercare di fare dialogare tra loro per fare sistema e quindi essere più performati, anche quando si va a fare la semplice istanza nei confronti della regione o delle ferrovie per avere un treno, una frequenza più... Una delle cose che secondo me va sottolineata è che il nostro hub degli aerei, il nostro aeroporto principale regionale, è quello di Pisa, concettualmente. Arezzo-Pisa, non esiste una connessione diretta ferroviaria, se uno vuole andare a Pisa in treno deve scendere a Firenze e poi prendere... Quella è una battaglia, secondo me, identità del nostro territorio. Avere l'aeroporto con la pista un po' più lunga, Molin Bianco, non ci serve a niente. Potrà atterrare un aerotaxi in più, forse in meno, non lo so sinceramente questo aspetto. A noi ci interessa avere una connessione diretta con l'hub internazionale del nostro territorio, che è l'aeroporto di Pisa. Su questo bisognerebbe spendere energie e veramente battere i pugni sul tavolo, cosa che non facciamo quasi mai. No, finito. Volevo sapere se Daniele Farsetta aveva scritto una letterina a Babbo Natale per chiedere, magari, chissà, di fare il candidato. Capisco che non sia questa la questione, però... La escludiamo, non la escludiamo? No, non lo escludiamo, perché ovviamente io ho anche dei ruoli di dirigente a livello regionale della mia forza politica, quindi evidentemente ho già delle caratteristiche di esposizione pubblica, insomma, quindi non va escluso. È chiaro che per quello che ci riguarda la candidatura è un elemento, come dire, a margine. È importante avere un vettore, un veicolo, un qualcuno che riesca a veicolare le nostre proposte in maniera efficace verso le persone che ci possono stare ascoltando. Direi che è fondamentale, però dipende, vediamo se emerge anche qualche figura migliore della mia, perché no. Senta Farsetti, il suo gruppo politico non mi sembra molto attivo nei social, no? Per esempio c'è un assessore che ha costituito un gruppo in Facebook, superato i 3.000. Voi avete, non siete molto attivi né nei social, non né avete su una sede, avete, allora, noi vuole approfittare dell'occasione per comunicare. Come si fa a mettersi in contatto con voi? Siamo social, nel senso che esiste una pagina Facebook di Arezzo in Comune, quindi evidentemente chiunque voglia cercarci, avete basta che sede, cerchi. Noi non abbiamo una sede fisica, ma mettendosi in contatto appunto tramite i social possiamo invitare chiunque alle nostre riunioni. Il sito web dove... Ancora il sito web, non abbiamo una pagina, ripeto, la nostra interfaccia web rispetto agli utenti, a chi ci volesse venire a conoscere, sicuramente la pagina Facebook, Arezzo in Comune Arezzo, Italia in Comune Arezzo. E per quello che riguarda la sede fisica ancora non l'abbiamo, insomma, sotto il profilo anche social sono una persona relativamente conosciuta, quindi mi si può contattare tranquillamente anche lì. Insomma, il riferimento è Daniele Farsetti. È Daniele Farsetti. Ecco, questo è un po' il senso della... Noi gli auguriamo in bocca al lupo sì. Speriamo che... Niente. Ci rivediamo sicuramente nel 2020. Allora, voi dovete però fare voi a questo punto una letterina un Babbo Natale, in cui dovete fare queste trasmissioni più lunghe, perché io mi ero portato bene delle cose sullo smaltimento dei rifiuti piuttosto che della... Ma quelle c'entriamo volentieri nel 2020, tanto poi entreremo anche nei temi. Tanto mica vorrà fare la campagna elettorale ora sotto Natale, no? Ora prepariamoci, poi noi la rinvitiamo sicuramente. Ecco, prendiamo l'impegno. Ci organizzeremo anche
anche per dei confronti scontro tra i candidati, quindi insomma si prepari che avrà modo tutta questa documentazione di esporla. Va bene, ci vediamo allora nell'anno nuovo, ci vediamo nell'anno nuovo, grazie a Daniele Farzetti, noi abbiamo un'altra puntata e poi anche noi ci rivedremo nell'anno nuovo, grazie per chi è stato con noi, sempre, alla prossima. Se ci arriviamo. Oh, mannaggia te, vabbè, dai, io questa la taglierei ragazzi, scusate, facciamo un attimo i saluti un pochino più sereni e tranquilli. Allora, ci vediamo ovviamente appunto noi nella prossima puntata e poi insomma con chi ci seguirà ovviamente nell'anno nuovo. Grazie di nuovo a Daniele Farzetti, alla prossima. Grazie a voi.